Oggi è il 1° maggio, festa di tutti i lavoratori, e vorrei rivolgervi i miei auguri con quelle che furono le parole del presidente Sandro Pertini. Gli italiani sono un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. Queste parole, le parole del presidente Sandro Pertini, oggi assumono una valenza ancor più importante in un momento in cui ci troviamo ad affrontare uno dei capitoli più difficili della nostra storia. Un momento in cui molte famiglie e lavoratori temono per il proprio futuro e anche per il proprio presente. Oggi, 1° maggio, nel giorno della festa dei lavoratori, abbiamo il dovere di dirci che queste preoccupazioni non possono e non resteranno inascoltate. Il lavoro è un diritto sacrosanto di ogni essere umano, un diritto garantito dalla nostra Carta Costituzionale. In questi anni abbiamo visto persone ammalarsi per il lavoro, perdere la vita per il lavoro, piangere, anche sorridere per il lavoro, quando dopo tante battaglie hanno visto riconosciuti i propri diritti. A tutte queste persone oggi va il mio pensiero e quello di un paese unito, quello di una nazione forte. Ma un pensiero speciale in questo momento va a tutti coloro che nel buio del lockdown hanno continuato a tenere acceso il motore dell'Italia. A chi ad esempio ha permesso a milioni di famiglie di poter mangiare e fare la spesa. Buongiorno. Signor Ministro, ci possiamo dare il gomito? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bellissima mascherina. Grazie. Degna del periodo. Esatto. Questo che ci serve. Io ovviamente, come ho detto in questi giorni, voi state portando avanti il paese. In occasione della festa del lavoro, il 1° maggio, voglio fare a lei, a tutti i dipendenti, simbolicamente a lei per tutta la categoria, gli auguri di una buona festa dei lavoratori, di grande gratitudine da parte dello Stato per quello che state portando avanti come attività, e grazie simbolico a lei, ma ai cassieri del supermercato, a tutte le persone che stanno in tutte le attività dei beni di prima necessità, tutte le famiglie, grazie a voi e al vostro sacrificio, hanno potuto avere i beni essenziali che hanno permesso di mandare avanti la nostra comunità in modo difficoltà. Speriamo di uscirne il prima possibile. Io la ringrazio e ci tengo in mezzo a dire una cosa importante, perché non sentiamo sempre tante polemiche, ma l'italiano è in alto. Io qui devo ringraziare, lo dico davanti a lei, tutti i dipendenti. Si sono messi tutti in gioco, sono state le regole, e questa è l'Italia che io vorrei sponsorizzare e ricordare. Sono sicuro che gli italiani anche questa volta non ci saranno. Grazie, grazie mille. Il mio pensiero va anche a chi ha vigilato e continua a vigilare sulle nostre strade, giorno e notte, forte della sua giovane età e del suo coraggio, come i ragazzi di Strade Sicure. Uomini e donne in uniforme che ci rendono orgogliosi ogni giorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo ringraziarvi in occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio per il servizio che svolgete. Senza il vostro servizio non ce l'avremmo fatta in questo momento di enorme difficoltà. Il mio grazie va a voi. Simbolicamente per tutte le forze armate, per tutti i militari che abbiamo in Italia e nel mondo che garantiscono la nostra sicurezza. E mai come in questo momento si è potuto apprezzare la vostra professionalità e la vostra capacità. Grazie anche a chi garantisce la sicurezza su tutto il territorio nazionale, con grande competenza, impegno e spirito di sacrificio, rischiando la propria vita come i nostri valorosi carabinieri. Attenti, stazione Salaria, a sua disposizione. Buongiorno, come sta? Voglio ringraziare lei, tutti i suoi uomini, simbolicamente tutte le forze dell'ordine italiane per il servizio che avete svolto e state svolgendo in questo momento di grandissima difficoltà. E lo faccio in una stazione di quelle dove carabinieri, uomini, donne portano avanti ogni giorno un lavoro di vicinanza al popolo italiano. Avete fatto anche delle cose oltre le vostre prerogative in questo periodo, stando vicino alle persone più fragili, in alcuni casi addirittura portando la spesa agli anziani. Quindi io vi ringrazio a nome dello Stato, a nome del Governo, e spero che il prima possibile si possa tornare ad una nuova normalità in cui il vostro servizio sarà sempre essenziale. Lo sviluppo economico e sociale di un paese non può andare avanti senza il lavoro che fate come forze dell'ordine. Quindi grazie davvero per quello che fate. Grazie. Ma il mio pensiero va pure a tutti i militari e alle forze di polizia, poi va a un altro esercito,
fatto di persone che come nessun altro in questa crisi hanno combattuto in prima linea, sul fronte, negli ospedali, facendo turni strazianti, 24 ore su 24. Sono le nostre forze bianche, medici, infermieri, operatori sociosanitari, ricercatori, alcuni di loro hanno perso la vita per salvare quella dell'altro. Se oggi stiamo ripartendo è grazie a loro. Come andiamo? Noi combattiamo, immaginiamo, voi combattiate molto di più. In vista del 1° maggio decido di ringraziare a nome del governo tutte le persone che stanno lavorando al fronte. Voi siete i primi, ci siamo incontrati in alcune occasioni quando la situazione era meno grave di quella che poi è stata. Io vi ringrazio per tutto quello che state facendo e un grazie simbolico a voi per tutte i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari in tutta Italia. Spero che un giorno si possa istituire una giornata del ringraziamento per voi in tutta Italia, perché ci ricorderemo e dobbiamo ricordarci quello che abbiamo fatto. E come estenderemo insomma a tutti i lavoratori, a tutti i commenti che sono stati saluto, che ci fa veramente molto piacere, ci riempie insomma di orgoglio. Grazie a voi, grazie, ciao. Poi ci sono le mamme, perché nessuno lo dice, ma anche fare la mamma è un lavoro, forse uno dei più duri. E i nonni, che hanno lavorato per decenni e ora chiedono giustamente la presenza dello Stato. Figure spesso invisibili, di cui nessuno si accorge, ma essenziali per il nostro paese, come lo sono i nostri autotrasportatori, che ogni giorno lavorano nell'ombra e che in questo mese hanno permesso all'Italia di continuare a camminare sulle sue gambe. Anche senza di loro non ce l'avremmo mai fatta. Auguri per quello che può servirvi per il 1° maggio, perché ci sono delle categorie che sono state fondamentali per la sopravvivenza del nostro paese. Voi siete la categoria che ha fatto funzionare l'Italia. Senza di voi non ce l'avremmo mai fatta e non ce la faremmo mai. Questo ovviamente deve anche tradursi in un riconoscimento dal punto di vista delle leggi, dei provvedimenti, non solo delle parole. Però simbolicamente volevo darla a voi per estenderla a nome del governo a tutti gli autotrasportatori d'Italia. Quindi forza a tutti quanti, siamo grazie anche del tempo che mi avete dedicato. Siamo insieme, immagino che siamo insieme. Un ultimo abbraccio virtuale va a tutti coloro che un lavoro ancora non ce l'hanno, a chi vive tra mille difficoltà e a volte nello sconforto. Lo Stato è presente e vi assicuro che darà il massimo per ognuno di voi. Buon 1° maggio, sempre a testa alta. Viva l'Italia!